Buonasera, buonasera amici telespettatori, come ampiamente abbiamo annunciato attraverso i nostri TG, eccovi collegati in diretta con Condoianni, che poi è una frazione di Sant'Ilario dello Ionio. Buonasera da Pino Carella, ma anche da Maria Teresa D'Agostino, padrona di casa questa sera. Sei già col sindaco, allora ti cedo subito la linea, vai subito. Allora facciamo fare i saluti al nostro sindaco Giuseppe Monteleone, che ci parla di questa serata brevemente e anche della riqualificazione del borgo antico di Condoianni. Condoianni è il cuore pulsante della nostra comunità, sono le nostre radici, la nostra storia, albergano qui. Sì, Maria Teresa, come tutti noi sappiamo, ecco, le origini del nostro paese partono proprio da Condoianni e noi, proprio per non dimenticare le origini, abbiamo puntato molto su questo borgo e le opere di riqualificazione in corso sono evidenti. Chi può avere la possibilità durante il giorno di fare un giro per il borgo potrà constatare tutto quello che si sta realizzando, dalla parte pedonale alla parte proprio di riqualificazione strutturale del borgo. E non dimentichiamo una parte fondamentale, il castello. Il castello che è già stato interessato da una precedente opera che si è conclusa 2 anni addietro, ma che ha tutta una serie di progetti nuovamente in essere per riportare alla luce quello che era, anche perché con gli studi espletati, le prove fatte, si è venuto a scoprire che tanto viene celato nel sottosuolo. Questa è una parte fondamentale sulla quale puntiamo proprio perché vorremmo riscoprire e riportare alla luce quello che effettivamente era questo antico maniero. Di origine normanna abbiamo questo torrione quadrato dell'epoca normanna che nasconde tanto. Le vie del vino stasera, sindaco, brevemente, che tipo di manifestazione è? Poi ne parliamo però con gli organizzatori. Parliamo pure di questa splendida piazza. Esatto. Questa piazza che ci accoglie in questo momento e che prende l'inizio proprio sulla manifestazione delle vie del vino, manifestazione fortemente voluta dall'associazione Libello, in particolar modo dalla sua presidente, con la collaborazione dell'intero suo staff, coadiuvata dalle altre associazioni presenti sul nostro territorio e dalle cooperative di accoglienza che lavorano qui da noi da tantissimi anni. Ecco, grazie a loro si è potuta realizzare questa serata, dove avremo modo, facendo un giro per le vie, le antiche vie di questo borgo, le vie forse più antiche, perché sono state le prime che si sono sviluppate alle pendici del castello, avremo modo di rivedere quei luoghi tanto abitati un tempo che oggi stiamo cercando appunto di riportare alla luce. Grazie al sindaco Giuseppe Monteleone. Pino, questa è Piazza Uria, un posto, il cuore diciamo pulsante. Allora facciamo l'annuncio giusto a casa, venite a Condoianni. A Condoianni, una frazione di Sant'Ilario, ci trovate facilmente. Per fare cosa? Siamo a gustare? Per gustare ottimi vini, le migliori cantine, l'eccellenza del vino della provincia di Reggio Calabria. Abbiamo vini e doc. Anche street food. Quindi tutto associato, insomma, c'è una da serata magnifica stasera. E poi anche la musica, Massimo Cusato e Aldo Gurnari, un percorso dentro le radici magno-greche delle armonie e dei suoni. Abbiamo anche gli artisti di strada che stanno guardando in televisione in questo momento. Tanta animazione per tutte le età, grandi e piccoli, quindi una grande festa. Senti, io so che hanno collaborato tante associazioni, andiamo a parlare con questi ragazzi. In particolare parliamo con la presidente Maria Simone dell'associazione di impegno sociale e culturale Libellula, che veramente è la promotrice. Allora facciamo così, diamo la parola prima ai ragazzi, diamo poi la con Maria ai ragazzi. Ci spostiamo all'ingresso. I ragazzi sono minori non accompagnati, come si dice in gergo, per il progetto d'accoglienza che li riguarda. Il progetto è gestito da Patos qui proprio nel borgo di Condoianni, è una cooperativa appunto di servizio sociale. Loro rimangono con noi fino al raggiungimento della maggiore età, a volte rimangono anche perché scelgono il nostro piccolo territorio come luogo di residenza e di lavoro. Volete fare una battuta, dire qualcosa su questa vostra presenza qua nel nostro borgo? Tu come ti chiami? Io chiamo Najibullah. Cognome Sanhel, io sono afgano, sì, è arrivato con l'Italia, piace con l'Italia di Condoianni, questa è Italia, io non sono italiano poco. Va bene, ma vuoi rimanere? Ti piace, cioè tu vorrei comunque vivere in Italia? Sì, io piace con l'Italia, con l'Afghanistan e il Talibano. Magari con Condoianni? Io con Condoianni? Magari non lo so questo. No, lo vedremo. Tu come ti chiami? Zia. Tu di dove sei? Lui non sai. Non lui no, va bene. Sono tutti afghani. Scusami, tutti afghani sono? No. Loro gli
cristiano, solo uno, io afgano, loro cristiano tutti. Siete arrivati qui come? È arrivato uno a me. Via mare? Sì, barca. È stato uno sbarco? Anche io barca in Turchia. Ma quanto tempo fa sei arrivato qua? 4 giorni. Ah, da poco? Sì, 4 giorni, allora 5 giorni. Io che prima arrivato di Turchia 2 mesi di piedi con montagna. Albero montagna, 2 mesi solo beve acqua, niente mangiare. Di Turchia arrivato con barca 4 giorni. Beh, un viaggio diverso chiaramente. Sì. L'Egitto non è l'Afghanistan, è viceversa. Sì, io di Turchia, loro e di Libia. Lì è arrivato con Libia, io di Turchia, di 4 giorni, anche problema di Grecia, Polizia, persone di cani mangiare. Tanto problema di Grecia, anche Iran, iraniano. Lì è un paese, tanto problema, anche Turchia poco. Cosa dirvi ragazzi, buona fortuna. Esatto, benvenuti e buona fortuna. Allora hanno Maria, ci avviamo all'ingresso? Andiamo. Vedi che io voglio il bicchiere. Esatto. Ecco. Ecco, ci vuole un bicchiere che stasera come avviene per gli ospiti che arrivano qua a Condoianni? Ce lo descrivi? Microfono vicino. Allora, noi abbiamo organizzato questa serata per cercare di promuovere quella che è veramente l'eccellenza della nostra regione, quindi il vino, il cibo e naturalmente il borgo, che non può mancare. Allora si parte la postazione che vediamo qua. Sì. Ricevendo appunto un calice e un portacalice, si ha in consegna una mappa per spiegare bene insomma dove sono i vari punti sia di ristoro che i vari punti insomma le cantine eccetera, il punto musica perché deve essere abbastanza contrassegnato. E poi insomma si mangia e si beve, cosa c'è di meglio? Allora qua ci sono le altre bravissime, validissime socie dell'associazione che hanno dato veramente il cuore per questo evento, vogliamo citarle? Assolutamente sì, sono mamme, donne lavoratrici, sono veramente donne molto impegnate, però amiamo tutte il nostro il massimo, oltre che il massimo, infatti io veramente le devo ringraziare perché hanno fatto dei sacrifici immensi con un caldo assurdo. E questa sera sono qua, sono a darci una mano, ci hanno dato una mano nei giorni precedenti. E allora vediamo se me le ricordo tutte ed un fiato. Emanuela Mandarano, Rita Abruzzese, Ida Manco, Marianna Ferlisi, Mariella Capogreco, Katia Marte, Elvira Managò, Ornella De Domenico. Grazie. Ornella De Domenico. Allora, intanto. E Pino ne conosce. Complimenti, di Borghi, perché vedo un borgo animato. Assolutamente. È triste vederlo in inverno, no? Un pochino. Grazie. Questo è l'ingresso. Cioè, queste sono le ragazze. Ingresso. Da qui si parte. Io ho fatto una ricognizione con te ieri, meravigliosa. Li facciamo, dai. Devo fare dei saliscendi che mi aspettano. Allora, qui c'è stasera punto, sì, dai. Intanto qui c'è la distribuzione del bicchiere. Qui si prende il bicchiere. Grazie. Io ne prendo uno per te. Grazie. Facciamo vedere questo bicchiere, dov'è la mia telecamera? Eccola qua. Ecco. La prima medaglia l'ho beccata io. Sì. Eccola qua. È già il c'è un bel calice munito dentro. Ero già munito. Anche perché è meglio portarsi avanti, non si sa mai poi con tutta la gente che c'è di poter eventualmente venire. Si è già premunito, furbo il sindaco. Assolutamente sì, perché comunque vista la portata della allora, qui fa da cassa ovviamente. Una piccola raccolta di fondi. Si paga assolutamente sì, perché comunque così vista la portata dell'evento stiamo facendo una piccola di fondi. Si paga 1 euro ogni transazione, non c'è nulla di fini di lucro, proprio perché noi lo abbiamo pure coinvolto i ragazzi della società cooperativa Patos. Cioè che un artista, un mini artista, un piccolo artista, ci introdurrà lui con un pezzo d'organetto davanti. Organetto. Andiamo in questo percorso, sarà una strada abbastanza irta, quindi perdonateci anche se c'è qualche imperfezione dal punto di vista delle immagini, perché insomma